Conferenza stampa congiunta del sindaco Firetto e dell'assessore Nello Amel da lunedì, differenziata anche nel centro cittadino ad Agrigento. Non ci sarà nessun imprevisto, anche perché è importante farla partire, perché in questo modo noi poniamo le condizioni per non incappare nei maggiori costi che verranno attraverso quella ipotesi, diciamo, strana ma forse inevitabile del trasferimento dei rifiuti all'estero, e quindi 100 milioni di euro di cui una parte cadrebbe anche su Agrigento, ma poi perché in linea di massima i problemi li abbiamo superati. Ci saranno sicuramente delle disfunzioni, delle piccole problematiche che in corso d'opera cercheremo di correggere e di sistemare. Un po' di pazienza per quanto riguarda l'utenza, la collaborazione fattiva, perché è fondamentale per riuscire a definitivamente essere una città che pratica in tutta la sua totalità del territorio la differenziata. Abbiamo risolto, grazie anche alla collaborazione attiva dei tecnici e del dirigente, grandi problemi che erano sostanzialmente il presupposto per poter fare questo lavoro. I centri di raccolta che abbiamo individuato, il mantenimento delle isole ecologiche, il problema di alcune cose più particolari, anche minimali, possono sembrare, ma importantissime, tipo i pannolini, tutta una serie di problemi che siamo riusciti in qualche modo a focalizzare e in gran parte a risolvere. Stiamo cercando per i grandi condomini di dedicare degli spazi, cercando di sottrarre il meno possibile agli stalli di parcheggio, perché capiamo che c'è anche un problema dei parcheggi, in modo tale che per quei palazzi che non hanno spazi propri o utilizzabili, bene o male hanno un punto di riferimento, in gran parte laddove ci sono già i cassonetti, oppure dove non ci sono stiamo trovando già una soluzione. Si parte giorno 19, però giorno 18 sera si deposita domenica si deposita il primo mastello, soprattutto il mastello dell'umido, perché andrebbe abbinato col mastello della carta e del cartone, però questi sostanzialmente possono anche essere utilizzati con lassi di tempo anche più lunghi, perché a secondo la produzione si riempiono dopo 3, 4, 5 giorni. E altre problematiche che in qualche modo stiamo affrontando riguarderanno, nella fase subito dopo l'avvio della differenziata, la scerbatura, la pulizia della città, che cercheremo di razionalizzare al massimo con le risorse anche esigue che ci sono, ma cercheremo di razionalizzare al massimo. Cercheremo di trovare anche, abbiamo già trovato delle soluzioni collettive per quanto riguarda le scuole, le parrocchie, le grandi comunità, dove daremo dei cassonetti controllati e quindi non ci sarà problema di inquinamento delle singole materie. E per i condomini cercheremo di elaborare delle soluzioni, chiamiamole personalizzate. C'è un questionario che è stato elaborato dall'architetto Vindi e dall'ingegnere Principato, che è estremamente interessante, che supera quel problema relativo alla solidarietà che intimoriva e spaventava i condomini, però ci vuole la collaborazione di tutti per riuscire a realizzare al pieno questo risultato. Comprendiamo che è difficile, che ci sarà un momento di impatto e magari della gente che avrà qualche risentimento, però un po' di buona volontà, un po' di pazienza e i problemi verranno risolti. Ora parleremo pure con le organizzazioni sindacali che ci hanno chiesto un incontro e cercheremo con i lavoratori di rasserenare qualsiasi tipo di problema che ci possa essere, perché la nostra volontà è quella di creare una situazione per la quale la gente tra non molto sarà contenta di fare la differenziata.